Venga avanti, signor Tinegero. Prego, si accomodi. Grazie, grazie, grazie. La vedo un po' agitato. Eh sì, sa, per me è molto importante. Io questo esame a didattica a distanza... Signor Tinegero, non ci interessano. A noi serve solo che lei risponda alle nostre domande. Se saranno giuste, sarà idoneo. Se no, ciccia. Chiaro? Chiarissimo, chiarissimo. Bene, cominciamo, signor Tinegero. Ha mai punito ingiustamente suo figlio? In che senso? Ah, andiamo bene, cominciamo con le domande per perdere tempo. Ha mai punito ingiustamente suo figlio, sì o no? Beh, vediamo, se ben ricordo mi pare proprio di no, no proprio. Va bene, ma lo sa che ciò che dice è gravissimo, un figlio si applica sempre la presunzione di innocenza. Sì, ma lui è un bugiardo tremendo, quindi io ho pensato che forse... Sì, taccia, non aggravi la sua posizione, il mio voto è 2. No, come 2, no, 2, no, scusa. Veniamo alla mia materia, deontologia genitoriale. Hanno mai guardato il comportamento di suo figlio a se stesso? Intendo dire, hanno mai pronunciato frasi del tipo: ai miei tempi avevamo solo 2 canali televisivi, oppure alla tua età non avevamo né computer né telefonini, eccetera eccetera? Beh, effettivamente questo sì, ma perché voi siete giovani, non potete capire. Penso che lei è proprio ottuso. Si presenta davanti a questa commissione e reitera il reato educativo. Ma me l'avete detto voi di dire la verità? Ma certo che deve dire la verità, bravo! Io allo stesso modo io, in tutta onestà, le dico che il suo voto è 2. No, 2, no, come 2 ancora? No, scusi. Ma veniamo alla mia materia, parental privacy. Lei che odia così tanti telefonini, ha mai spiato suo figlio sui social? In che senso? In che senso? Ancora con le domande per perdere tempo? No, 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 per carità, rispondo subito. Io ecco, vediamo, sì, ma l'ho fatto per il suo bene. E cioè? Si spieghi meglio. E cioè, volevo essere sicuro che lui non fosse... che nessuno si stesse approfittando, insomma. E magari sbirciava nel suo Messenger, nel suo WhatsApp, vero? Sì, ma l'ho fatto per il suo bene, ecco. Ma mi spieghi una cosa, lei il suo telefonino lo lascia vedere ai suoi familiari? Ma no, ma che c'entra? Io sono un adulto, scusi. Oddio, fermo lì. Lei, che è un adulto, si merita un bel 2. 2, no, 2, 4, 6, no, 6, ma se fate così io non sarò idoneo! Etica genitoriale. Mi dica, in tutta sincerità, si è mai vergognato di suo figlio? Beh, ma pensarci bene, mi pare proprio di no. Magari davanti a dei parenti che si scambiavano occhiatacce come a dire: ma non gliel'ha insegnata l'educazione il padre? Guardi che deve dire la verità, è un esame di Stato! Guardi, sì, una volta, ma è perché c'erano gli zii del paese. Mio figlio si è buttato per terra, ha fatto una scenata da vergognarsi, guardi. Sì, sì, una scenata da vergognarsi. Eravate stati in chiesa per 2 ore, e poi un'ora in macchina, e poi un pranzo di 4 ore, e suo figlio non poteva neanche alzarsi da tavola. È lei che si dovrebbe vergognare, caro il mio signor Tinegero. C'è scritto tutto nel suo dossier genitoriale. Ma perché avete un dossier? Ma scusate, chi ve l'ha dato? E la smetta con le domande inutili. Il mio voto, cari colleghi, e sono di manica larga, è 2. Ma come 2? Anche lei, ma è una congiura, ma scusate, 2, 4, 6, non sarò idoneo così! Non faccia queste scene e si dia un contegno. Veniamo alla mia domanda e vediamo se riusciamo a darle un aiutino con una domanda facile facile. Ah, bene, grazie signora professoressa ragazzina. Non faccia il ruffiano, Tinegero, e mi dica, da genitore, ha mai paragonato suo figlio ad un altro ragazzino? Che so, il giorno dei colloqui con i professori, o fuori dalla scuola quando andate a prenderli, o ancora meglio in vacanza. Ha mai paragonato suo figlio ad un altro? Ha mai pensato, perché quest'altro non è mio figlio, visto che è così bravo, così caruccio? Mi dica. Beh no, no, questo no, perché quello, mio figlio, è sangue del mio sangue, carne della mia carne. Guardi, Tinegero, che noi abbiamo il dossier. Beh, effettivamente, pensarci bene adesso, quest'estate mio figlio ha preso 2 debiti. Io e mia moglie abbiamo passato le vacanze per aiutarlo a recuperare. Invece, il piccolo Regetoni ha preso tutti 10, facendo 3 sport compreso calcio. E sa pure 2 lingue. Povero Tinegero, mi dispiace tanto, ma... Ecco, grazie, perché quel piccolo Regetoni... Mi dispiace tanto, dicevo, ma anch'io dovrò metterle... 2. 2, no, 2, ma scusate, 2, 4, 10, è impossibile recuperare! Ma non butti giù, reagisca! Magari in tecnologia, la mia materia, prende il massimo dei voti, più 10 punti della commissione, e avrà la sua patente genitoriale.
Dunque, vediamo un po', signor Tinegero, quanto tempo concede al suo figlio per l'uso del cellulare? Ah, questo è facile, sta sempre attaccato a quel coso. Oh, quante ore? 4, 3, 2, quante ore? Vabbè, come si fa a dirlo? Mica uno sta col cronometro, no? Forse non lo sa, perché anche lei sta sempre con il suo smartphone in mano. No, no, io non so manco come si usa quell'affare. Il suo dossier ci dice invece che lei usa in media 5 ore al giorno il suo smartphone. E concede invece al suo figlio... quante ore? Ma... Una. Bravo. Bravo, signor Tinegero. È stato onesto e ne terrò conto. Sono molto generoso con lei. Grazie mille. E anziché metterle uno, come meriterebbe, le metterò un bel... due. No, due, no, ma scusate, ma io così sono perso, come faccio? Per me e i miei colleghi è un bel... no. No, non potete fare così, no, non potete farlo, veramente no. Oh sì, sì che possiamo! Torni in sala d'attesa. E attenda a diventare un genitore idoneo. Con uno come lei, come farà suo figlio? Che ne sarà di lui? Ma dove ha imparato a fare il genitore lei? Ragazzi, Burger King. Sì, grazie. E chi glielo dice a mio figlio adesso?